Buonasera a tutti, bentrovati alla degustazione delle ore 17. Questa sera vi porto in Basilicata perché vi voglio far sentire un grande vino della Basilicata, ma un grande vino italiano. Uno dei più grandi vitigni che abbiamo in Italia si chiama Aglianico. È un antico vitigno proveniente probabilmente dalla Grecia, anche se non è certo il nome che ci guida su questa strada, ma una serie di indizi ci fanno capire che la sua origine è orientale. È un vitigno quindi che si è adattato perfettamente in tutte le regioni meridionali, in tutte le regioni che hanno un comune denominatore praticamente nei suoli vulcanici. E in Basilicata appunto ho trovato il Vulture come sua terra ottimale per la sua crescita, per il suo sviluppo e per la sua qualità naturalmente. Un suolo quindi dato da un vulcano appunto che si chiama Vulture, un vulcano spento di cui non abbiamo naturalmente nessuna memoria attiva, ma che ha appunto dato vita a questi suoli ricchissimi, molto molto vocati per la grande viticoltura, per la viticoltura di qualità. Non è un territorio di tipo basaltico, è un territorio tutto costruito praticamente su del tufo molto soffice, molto morbido, facile da lavorare, di colore molto scuro, che è praticamente la risultanza di una serie infinita di eruzioni vulcaniche, di lapilli, di polveri, di sabbie che il vulcano ha buttato nel cielo e piano piano sono ricadute, si sono compattate e hanno dato vita appunto a questi suoli. Qui questo vitigno ha trovato quindi il suo habitat naturale, la sua terra di elezione e riesce appunto a dare risultati straordinari. Siamo nel meridione d'Italia, ma ricordiamo che qui siamo in quota, siamo con dei vigneti a 500, 600, 700 metri di altitudine, in un territorio quindi molto molto movimentato dai colli e dalle montagne. Non abbiamo quindi un clima prettamente mediterraneo, caldo e solare, ma abbiamo un clima di fatti quasi alpino, diciamo così. Tanto che appunto questa è un'uva che viene raccolta molto tardivamente, forse l'ultima uva che matura in Italia, la si raccoglie praticamente alla metà di novembre. È quindi un'uva che ha tutto il tempo per maturare bene, per raccogliere una grande quantità di aromi, una grande quantità di polifenoli, è un'uva quindi ricchissima, difficilissima quindi da utilizzare, ma capace di darci vini di grande qualità e di grande spessore. Andiamo quindi a Barile, in uno di questi comuni appunto sulle pendici del Monte Vulture, perché questa azienda Macarico sta producendo dei vini di grandissima qualità. È Gennaro Botta che gestisce questa piccola azienda di 5 ettari soltanto e che ha come enologo Giampaolo Pettini, che lo aiuta praticamente nella fase di realizzazione del vino. Ecco qua la bottiglia del nostro Macarico del 2006. 2006 è anche qui un'annata molto importante che ha dato risultati molto molto buoni e quindi c'è in qualche modo da attendersi un vino di grande spessore e di grande qualità. Qui la nostra degustazione naturalmente ha dato esiti estremamente ricchi e il vino è stato insignito non soltanto delle Super 3 Stelle ma anche del gloriosissimo Sole di Veronelli. Eccolo qua allora il nostro Aglianico del Vulture Macarico 2006. Il colore lo vedete subito è di grandissima intensità, molto molto scuro, profondo, con dei riflessi violacei bruni, molto 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 intensi, molto cupi, impenetrabili alla luce del sole. Un vino quindi davvero di grande intensità cromatica. È un vino dall'eccellente qualità olfattiva, profumo ricchissimo, fatto di tanto frutto, serrato, compatto, consistente, fatto di tanta buccia, di tanta polpa, un frutto quindi estremamente denso, maturo, polposo, molto molto solido diciamo, che è attraversato poi da delle sfumature appena appena vegetali, balsamiche, che ricordano un pochettino la liquirizia, che ricordano anche a tratti qualche nota mentolata, ma soprattutto poi animato e sorretto da una speziatura eccezionale, una quantità e una intensità speziata straordinaria che regge quindi questi gusti, questi sapori così forti e ce li porta al naso con forza, con intensità, con grande potenza.
Persino c'è questo tratto di rosa appassita che fa capolino dietro questa coltre di note così intense, così forti, che porta questo piccolo contributo che allevia un pochettino la sensazione olfattiva, che gli ridà un pochettino più di fragranza, di leggerezza, di morbidezza, diciamo. Il gusto è intensissimo, un frutto deciso, dolce, maturo e con questa speziatura fortissima che si allea e si carica di intensità con la trama tannica dell'aglianico, così intensa, fitta, molto molto ricca. Una sensazione gustativa quindi di grandissima qualità, di grandissima quantità anche, perché il gusto di questo vino ci entra in bocca con estrema prepotenza, con grande ricchezza, con esuberanza e ci porta questi toni così dolci, maturi ancora del frutto, delle spezie, ma animati poi da una trama tannica foltissima, ricchissima, davvero di grandissimo spessore e di grandissima intensità. Questa trama tannica ci dà anche una sensazione, come dire, solida, il vino diventa masticabile, denso e quindi la sensazione gustativa si arricchisce e si espande sempre più. Davvero una sensazione ricchissima, di grandissimo vino, di uno appunto dei grandi vini del nostro meridione. I nostri complimenti quindi a Gennaro Botto per questo straordinario vino carico, intenso, che rappresenta in qualche modo questa forza e questa potenza del suolo, del territorio e di questo straordinario vitigno. Un connubio perfetto per un grande vino che io mi auguro che voi vogliate assaggiare, perché davvero è un vino che regala delle sensazioni forti, uniche, irripetibili. Complimenti a tutti allora, tutti quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo vino e a voi naturalmente l'appuntamento per una prossima serata.